prestigioso, il coro di Pontina, che presto introdurrà proprio gli interventi cantando, quindi vi accorgerete del livello altissimo artistico che si respira stasera in questa chiesa bellissima, questa location stupenda. E come ebbi a dire la settimana scorsa, mi sento di dire che noi artisti, noi cultori dell'arte, come pure gli scrittori e i poeti, siamo la sorgente più pura per costruire questa società. Siamo veramente le risorse più pure che può esprimere la società. E siamo per questo costruttori della pace, perché dove c'è cultura e arte si costruisce la pace. E la pace si avvale dei linguaggi universali che abbracciano tutti, cioè linguaggi che abbracciano non solo idee dell'intelletto, ma anche tutte le emozionalità, quindi sono linguaggi altamente spirituali. E non solo, sono universali perché sono traducibili in tutte le lingue, attraverso le arti. Noi usiamo lo stesso linguaggio e quindi possiamo creare grandi ponti. Ponti per costruire la pace in questo mondo veramente travagliato dalle guerre e dai conflitti. Destinata che ha sofferto molto